Amici carissimi, ben trovati all'appuntamento con Manfredonia TV, con Piazza del Popolo. Quest'oggi un ospite d'eccezione, un artefice del mondo sportivo locale, da tantissimi anni impegnato non solo nel campo sportivo, ma anche nel campo della solidarietà e del volontariato. Giovanni Cotugno, ben trovato. Buonasera. Giovanni Cotugno, presidente dell'associazione Gargano 2000 Onlus, ma non solo, è stato presidente di tantissime associazioni sportive. Si deve a lui il lancio e il rilancio dell'atletica leggera e soprattutto delle attività podistiche a Manfredonia, organizzatore di tantissimi eventi anche di grosso successo, soprattutto di partecipazione. È uno di quelli che non ha mai detto basta, infatti si avvia a svolgere per l'ennesimo anno, nel momento in cui stanno per riprendere le attività sportive, di nuovo l'attività con i ragazzi disabili, con la sua associazione Gargano 2000 Onlus, ma soprattutto le attività podistiche con la FIDAL, con gli amatori. Giovanni Cotugno, a te la parola per parlare di te. Anzitutto, quando inizia la tua passione per lo sport e soprattutto quando inizi ad organizzare eventi sportivi, prima da atleta e poi da dirigente? Grazie per l'invito. La mia passione per lo sport inizia a quasi 16 anni in terza ragioneria con la fatidica corsa campestre. Mi invitò il professor Vittorio Tricarico a partecipare alla corsa campestre dopo aver subito un intervento al cuore nel 1970 e dopo la morte di mia madre a soli 37 anni nel 73. Mi ricordo che ero magrolino, le prime gare, i primi allenamenti avvennero presso la struttura del pallone presso statico, contemporaneamente con i ragazzi della squadra della pallavolo della Volley Denittis. Da lì iniziò la carriera di atleta e poi successivamente, man mano che si susseguivano i risultati, fui tesserato con una società sportiva, la GBC Riccardi Biceglie. Fu il mio primo tesseramento con la Riccardi Biceglie e lì iniziarono le avventure a livello italiano, nelle massime competizioni italiane, fino a partecipare a due Stramilano, campionati italiani di corsa campestre e manifestazioni a livello nazionale. Successivamente, negli anni che conseguirono, mi avvicinai alla Delfino, alla S Delfino Manfredonia. Mi ricordo appena nata, quasi 35 anni fa, subito l'anno successivo fui avvicinato da te, Vincenzo, per praticare sport con i ragazzi diversamente abili. E da lì l'ascesa a livello agonistico di questi splendidi ragazzi che hanno portato in primis la S Delfino ai vertici mondiali con la medaglia d'argento di Gildo Tomaiolo a New Haven nel 1995 nei metri 800 e con la conquista e i successi e le maglie azzurre di numerosissimi ragazzi. Da lì iniziai poi dopo a costituire l'Athletic Club Manfredonia, fu costituito l'Athletic Club Manfredonia, da cui nacquero ragazzi di talento assoluto. In primis voglio ricordare Matteo Palumbo, che ultimamente arrivò undicesimo alla maratona di New York nel 2003, Michele Guidadamo, Francesco Ardò, tantissimi ragazzi a cui si deve il merito di aver portato in auge l'atletica a Manfredonia, dopo la US San Michele, di cui del presidentissimo Michele Losito e di Michelangelo Capaiolo, un forte giavellottista a livello nazionale. Dopo l'esperienza ventennale dell'Athletic Club Manfredonia,
fondammo nel 1999 la Gargano 2000 Manfredonia. Mi distaccai dalla Delfino con problemi, non con te Vincenzo, ma con qualche altro personaggio politico che entrò a far parte dell'associazione. Mi distaccai dalla Delfino e nacque l'ASD Gargano 2000 Onlus Manfredonia, sempre con il gruppo degli attriti master amatori, però con un supporto economico grazie alla cooperativa Mugaper, a cui va il merito di aver creduto in noi, per l'organizzazione di tantissime manifestazioni a livello nazionale, tra cui 13 Corri Manfredonia a livello nazionale. Voglio sottolineare l'importanza della cooperativa Mucafer perché fu introdotto per la prima volta in Italia in una manifestazione nazionale, valida anche quale Corri Puglia, per Corri Puglia. L'invito fu esteso anche alle associazioni sportive per disabili. Sottolineo, tutti i ragazzi che arrivarono da tutte le regioni limitrofe erano ospitati gratuitamente a cura della cooperativa Mucafer, che oltre a dare il contributo alla manifestazione si assorbiva i costi di ospitalità di questi ragazzi. È stato un grandissimo successo, una grandissima esperienza sportiva e di crescita personale e umana. E ancora di più si è accentuata la propensione ad promuovere sempre di più lo sport per i diversamente abili. Cioè, ho sottolineato su Facebook che forse siamo stati antesignani per questi ragazzi e forse siamo gli unici due presidenti a cui la nostra città non ha dato un premio, non ha dato un premio, nemo profetur Giovanni, pars. posso dirti, posso interrompere? Io non lo voglio, non so cosa farmi, anche perché diciamo che questa è una città che premia gli immeritevoli normalmente, poi le persone che meritano non vengono affatto calcolate. Io ne so qualcosa dopo 31 anni di esperienza al comune di Manfredonia, me ne sono andato in punta di piedi e non c'è stato nessuno che ha inteso quantomeno ringraziarmi pubblicamente per un'opera che è stata Infatti, realizzata per 31 anni e con un dopo servizio che non esiste più in questo momento inattivo, presso. abbiamo un assessorato allo sport inattivo quando si potevano attingere tanti contributi per l'impiantistica sportiva, per la promozione dello sport. E niente, dopo questa esperienza abbiamo iniziato con i ragazzi della Gargano. Andando a prendere anche i ragazzi a Monte Sant'Angelo, a Vieste, abbiamo ripreso i fratelli Vescera, abbiamo costituito un altro gruppo sportivo per 3 anni a San Giovanni Rotondo, quindi infatti abbiamo fatto una trasferta insieme a Caorle, Ma ne abbiamo fatte molte di più di una, mica solo a Caorle, siamo stati un po' in giro in tutta in Italia, tutta no? Italia, sì, bellissime le esperienze A avute come Milano, tecnico a con Milano, a Cernusco sul Paolo Naviglio. Robustella, Balzano. Paoletta Balzano ed altri amici. Esperienze secondo me ineguagliabili, inarrivabili. Voglio ricordare alla città di Manfredonia che grazie allo sport per i diversamente abili eravamo sempre la prima squadra a sfilare nello Special Olympics di Carpi, quindi eravamo molto giovani, avevamo molta volontà e niente, abbiamo continuato e continuo ancora con lo sport dei diversamente Va abili. bene, io ti interrompo perché sennò altrimenti rischi di continuare a parlare, anche perché diamo una certa interruzione a quelle che sono le tue parole, che sono molto molto interessanti, tra l'altro, perché stai facendo un vero e proprio excursus dell'attività sportiva. Giovanni Cotugno, oltre che essere impegnato nello sport, hai anche svolto altre attività nel campo della solidarietà in favore degli anziani, organizzatore di eventi anche musicali, eventi in discoteca, feste di solidarietà con lo scopo della beneficenza.
E hai fatto cenno al fatto che questa è una città che non riconosce i meriti di chi si impegna. E questa è un'affermazione che la condivido pienamente. Questa città è una di quelle che ha attinto tantissimo dallo sport per poter vantare meriti anche all'esterno. Però poi nei confronti di quelle attività sportive che sono state svolte in favore dei soggetti più deboli, non vi è stata una vera e propria attenzione, perché se le attenzioni ci sono state solamente sotto spinta politica, diciamolo chiaramente, io lo posso affermare, assumo la responsabilità di quello che dico e credo che tu possa essere d'accordo. La verità è che se non ci fosse stata nel tempo la spinta politica di qualcuno che praticamente si è intromesso in queste attività, se a portare avanti queste attività ci fossero stati solamente Giovanni Cotugno e Vincenzo Di Stasio, molto probabilmente non ci sarebbe mai stato spazio e mai attività. Eppure sono oltre 35 anni che comunque ci sono ragazzi diversamente abili che grazie allo sport trovano un minimo stimolo di socializzazione, un minimo scopo di vita. Io vorrei, giusto perché stiamo parlando di questo, entrare proprio nel merito. Che cosa significa vivere un'esperienza con questi ragazzi? Visto che tu sei stato anche all'estero, hai accompagnato spesso nostri atleti convocati nelle nazionali del CIP, della FISDIR, dell'ex Federazione Italiana Sport Handicappati, come si chiamava una volta. Quindi sei sicuramente un testimone vivo, pratico, di cosa vuol dire seguire un ragazzo disabile. Sì, infatti recentemente, negli ultimi dei 6 anni, grazie allo sport per i diversamente abili, ho rivestito in 5 manifestazioni internazionali la maglia azzurra, andando a New York, 2 volte in Portogallo, campionati mondiali ad Ancona. Si tratta tutte di manifestazioni mondiali, non me lo sarei mai aspettato di dover vestire la maglia azzurra. Non ultimo, riprendo il 2017, Alessandro Tomaiolo vince il titolo europeo di mezza maratona e vince campione europeo dopo essere arrivato quarto ai campionati del mondo di mezza maratona. Stiamo ancora aspettando che qualcuno ci dica grazie. Sì, è vero, l'intromissione di qualche politico è grazie a lui, ma grazie anche ai ragazzi diversamente abili per poter acquisire determinati lavori dal comune, occorreva l'introduzione di ragazzi diversamente abili e ad oggi vediamo che i nostri ragazzi diversamente abili hanno un posto di lavoro, anche se secondo me sfruttati, non hanno raggiunto la piena dignità lavorativa e umana in posti più o meno, diciamo, di poca responsabilità. Sì, io provengo da un'umile famiglia, non avendo avuto la fortuna di vivere mia madre, questi ragazzi mi hanno arricchito moralmente e umanamente. Infatti ho dato sempre il meglio di me stesso verso queste persone indigenti. Ancora oggi c'è gente che si rivolge a me, anche durante la pandemia, il sottoscritto per il tramite di alcuni benefattori di Manfredonia ha portato pacchi regalo di una certa consistenza economica. Ecco Giovanni, io hai fatto cenno ai benefattori che permettono di fare pacchi regalo per famiglie bisognose. Però un'altra domanda che invece ti chiedo è proprio questa. Per quale motivo a Manfredonia, e questa è un'altra denuncia che io intendo fare e credo che tu sia d'accordo, per quale motivo a Manfredonia tante attività del calcio, della pallavolo, della pallacanestro, del calcio a 5,
vengono sponsorizzate e trovano grosse sponsorizzazioni. Poi quando si tratta di svolgere attività solidaristiche, reali, concrete, in favore di disabili, si trova sì qualche benefattore, ma non si trova mai una vera e propria sponsorizzazione utile per poter permettere autonomamente alle associazioni sportive di Manfredonia di poter programmare una vera e propria attività per questi ragazzi meno fortunati. Qual è il motivo? Io mi chiedo qual è il motivo. Secondo me è la scarsa sensibilità da quindi parte... Quindi solo a parole c'è sensibilità. Sì, perché ricordo bene che abbiamo avuto delle sponsorizzazioni grazie anche ai politici, lo dobbiamo dire. Quindi sempre perché con l'intermediazione era dei politici. Un interesse indiretto perché... c'era il politico di turno che poteva farci avere la sponsorizzazione per poter affrontare le spese che ci vogliono per competere a livello mondiale. Chi vi parla ha avuto le 5 esperienze mondiali e il livello tecnico dei ragazzi a livello mondiale è altissimo. Quindi bisogna prepararsi bene. Pur non avendo a disposizione mai si è realizzata a Manfredonia, pur con tante promesse di amici che sono stati in politica, non è mai stata realizzata una semplice, a questo punto dico, una semplice pista di atletica leggera. Cioè, a proposito, io voglio portare un esempio. Noi abbiamo una piscina dove viene usufruita da sia persone diciamo persone adulte che da diversamente abili. Cioè la cosa spaventosa, la cosa schifosa, secondo me, denuncio, non ho problemi, è che i ragazzi vengono messi in acqua dagli istruttori di turno con le mani. Non c'è un sollevatore, non c'è un montacarichi che porta giù nell'acqua i ragazzi, e questa è una cosa vergognosa, non accettabile, perché chi gestisce la piscina percepisce dal nostro comune per 40 anni 80.000 euro all'anno, e questa è una scarsa sensibilità. No, diciamo 80.000 euro che però poi non valgono l'uso delle persone che chiedono al comune di Manfredonia di poter utilizzare l'impianto per 15 giorni. Perché gli indigenti si devono sempre attenere alle loro regole, ai loro spazi, agli loro orari, non che la piscina è a servizio dei diversamente abili. Diciamo, questa è una mancanza, una vera e propria mancanza del comune della pubblica amministrazione. Perché se ci sta questa situazione, la responsabilità è del comune di Manfredonia. Questa cosa, mi aggiungo pure io a quello che dici tu, perché a questo punto, se non fosse vero, potrebbero partire tranquillamente delle querele. È vero, c'è una gestione allegra, se dobbiamo definirla in questo modo, ma comunque non chiara, di una situazione nella quale il comune di Manfredonia versa ogni anno 80.000 euro, poi non sappiamo se ci sono aggiornamenti sulle somme, ma più o meno quella dovrebbe essere la somma, il capitale che viene versato dal comune di Manfredonia. Quindi per io, quanti anni? 25 anni? 40 anni. Ah, per 40 anni. Benissimo. Io ho cercato nel mio piccolo di sponsorizzare qualche genitore amico che ha il figlio diversamente abile, però come dicevo c'è poca cultura, ma noi abbiamo poca cultura per il sociale, poca cultura per le persone più bisognose. Quindi non è vero assolutamente niente che la città è solidale solo sotto spinta politica. È solidale solo, secondo me, è pochissimo il numero di persone solidali, è pochissimo, accezione fatta della Caritas, della Delfino, della Gargano, di alcune persone che realmente, cioè io ho avuto l'esperienza durante il Covid di persone che sono venute da me a dire: Giovanni, metto a disposizione tot soldi per poter mettere a disposizione tot per poter far fare attività sportiva per i diversamente abili. Sono pochissime le persone,
tra cui dopo che tu te ne sei andato dall'ufficio sport, l'ufficio sport è chiuso, prima il comune aiutava con un piccolo contributo, adesso questo piccolo contributo, cioè nel capitolo del assessorato sport non esiste No, ma è un euro. vergognoso che in una città di 60.000 abitanti non esiste un ufficio deputato a svolgere quel tipo di servizio. Questo è quello Sì, che questo è è gravissimo. gravissimo. Mentre secondo me lo sport agonismo e non agonismo, la promozione dello sport per i diversamente abili è all'apice a livello nazionale e mondiale. Per quanto riguarda il sostegno a queste persone, alle associazioni che fanno sport, siamo ritornati negli anni 50, Sì, quando probabilmente sì. Questa è la questa è la realtà di realtà. Manfredonia, una città che si manifesta solidale solo a chiacchiere. Io ho invitato un carissimo amico che aveva il desiderio di esprimere qualche parola in tuo favore perché è davvero legato alle tue attività e si tratta di Amodio Mondelli. Io inviterei il nostro regista, che è Andrea Colaianni, a inquadrare Amodio. Eccolo qui, ben trovato. Amodio, buonasera. Buonasera all'ospite della casa Vincenzo Di Staso e il maestro Giovanni Cotugno. Devi guardare da questa parte. Sì, grazie. E devo dire belle parole, caro maestro Giovanni, adesso mi impegnerò pure io alle tue parole di iniziare già da domani con le voci e le campane del Natale di offrire qualcosa a questi ragazzi qua, perché nella nostra città, che tutti quanti hanno detto, dal vescovo Franco Mosconi e gli altri, che il nostro Gargano si deve svegliare, ma adesso il signor Amodio è stanco di sentire di svegliare, adesso dobbiamo battere sulle parole. Come Vincenzo Di Staso sa, il direttore sa qualcosa, che ho sempre combattuto con amici di politica, ho avuto dei vincitori della politica, sia Gatta e persone che stanno a Roma. Adesso, caro maestro Cotugno, Giovanni, dobbiamo iniziare a battersi con il pugno, di avere qualcosa con i fatti. Tu mi hai visto che ho fatto vecchio volontariato nell'AVO, nell'AVIS, spero di dare sempre il contributo all'Avis come donatore, come altre cose. Guarda, Giovanni, un attimino, vorrei chiedere a Modio qual è il motivo per cui sei qui nostro ospite questa sera. Mi avevi chiesto di voler ringraziare Giovanni per le sue attività e perché tiene in considerazione molto, soprattutto i deboli. Sì, ma perché vedo che la città inizia a stare sempre buia, buia, buia. La luce non si accende più. Abbiamo gente a Roma, gente a Bari, però a Bari io non prendo colpa di due candidati come Gatta, come tu sai, direttore di questa casa, Enzo, Gatta e Campo. Noi vogliamo gente che deve impegnarsi da domani a dire per la città di Manfredonia non solo lo sport, ma anche le altre cose. Che la gente è stanca di sentire delle cose, il Covid, 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 Covid. La gente, come ha detto il maestro Giovanni, ha bisogno di un tetto, di un posto per dormire, un tetto per dormire, per bere, per un vestito. Basta andare a vedere gente che non c'ha niente. L'anno 2019 abbiamo detto a me sarà un anno così. L'anno 2020 è stato così, ma che dobbiamo dire all'anno 2020? Dobbiamo dire vai a quel paese e faccia arrivare un 2021 più bello con la gente disabile. La gente ha bisogno di un cuore. Cara Manfredonia, dacci un cuore, dacci qualcosa, perché la gente ha bisogno dei nostri politici. Il pastore ci sta, però il pastore non so fino a quando può mantenere. Va bene, amo Dio.
Ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento. Io vorrei continuare con Giovanni. Giovanni, quindi abbiamo fatto una rassegna di quella che è stata la tua attività in tutti questi anni. Quali sono eventualmente le prospettive future, non solo per quanto riguarda te, ma io vorrei chiedere proprio a te un parere personale su questa città, su come la vedi per il futuro, su come la potresti intendere a livello organizzativo. Una città che sappiamo in questo momento non ha un'amministrazione comunale, non c'è se non tre commissari prefettizi che svolgono un ruolo che dipende chiaramente da quelle che sono le volontà della prefettura, del governo. Quindi una città che sicuramente necessita di essere rilanciata. Come la intendi tu questa città per essere rilanciata, e soprattutto cosa ritieni possa servire in questa città per poter davvero dare una svolta alla Manfredonia del futuro? Io credo che per questa città servono degli uomini che abbiano il cuore, che ci mettono il cuore, così come diceva Amodio, che ci mettono il cuore per far sì che Manfredonia riprenda il suo cammino. Siamo abbandonati, è una città allo sbando, dove tutti fanno quello che vogliono, a tutti è concesso di fare quello che le vogliono, le regole non vengono rispettate, dove ci sono soprusi, dove è poca la solidarietà. Occorre invertire la marcia, occorre che realmente stiamo assistendo già alla formazione di alcuni ex politici che aprono e non aprono sedi per continuare forse la loro opera politica. Realmente a Manfredonia occorre che i giovani capiscono che Manfredonia è allo sbando. Ecco, tu ti sei contraddistinto anche per parecchie denunce su quello che non è il rispetto del paesaggio, il rispetto della città, per tutto il vandalismo che viene compiuto quasi quotidianamente, per quel senso di inciviltà che molto spesso contraddistingue i giovani, le giovani generazioni. Che cosa avresti da aggiungere a quelle che sono normalmente le tue denunce? Perché molto spesso si dà la colpa ai giovani, ai ragazzi, perché sono artefici di atti di vandalismo, però probabilmente alla base di questo comportamento c'è proprio una mancanza di sensibilità e di educazione che deriva dalla famiglia, che deriva dalle istituzioni, che deriva diciamo anche da chi ha amministrato in questi anni. Perché certamente, se non c'è stato in questi anni qualcuno che è intervenuto per frenare questo atteggiamento incivile, vandalico, allora molto probabilmente questo è continuato proprio perché non c'è nessun controllo. Come dicevi tu, mancano i controlli e manca la certezza della pena. Se io riprendo un ragazzo o una signora o un signore col cane e che non raccoglie le feci fatte dal cane, c'è rischio di essere mandato al diavolo. Vabbè, ma questo è il minimo, perché qua rischio... noi ci accorgiamo giorno per giorno di panchine divelte, di aiuole deturpate, di oggetti e suppellettili della città che vengono vandalizzati continuamente. Forse parlare del cane è l'ultima delle problematiche. Cioè, voglio portare un esempio. Io corro e cammino la sera e vado sul porto, sulla banchina di Tramontana. Ho segnalato alle autorità competenti che
ci sono delle buche, che alcuni lampioni, è fulminata la lampada. Cioè, mi sento dire, ma non sei tu la persona preposta a dire che queste cose qua. Cioè, io gli ho risposto, ma io ho il bene della mia città. Vi faccio solo notare che là c'è una cosa che non va. Se volete intervenire, intervenite, se no altrimenti... Io faccio un esempio, in questo periodo si stanno svolgendo lavori in tutta Manfredonia per la questione della fibra. Allora vi chiedo, lo hai detto pure tu in tante occasioni, ma è mai possibile che vengono fatte le buche e poi non vengono immediatamente riparate, con il rischio che i cittadini si fanno... può succedere qualsiasi incidente, i motorini cadono, abbiamo assistito a parecchi ragazzi che sono caduti con i ciclomotori. Poi è impossibile camminare per strada perché praticamente è pieno di buche. Ecco, per quale motivo ti sei interessato? Per quale motivo non si interviene? Mi sono interessato già alcune volte per quanto riguarda l'acquedotto pugliese, che rompono e non ripristino il manto stradale. L'ho fatto. E lo stesso sta succedendo adesso con la... Nei pressi di casa tua, proprio qua dietro ci sono due buche grossissime fatte dall'acquedotto pugliese, dove il manto stradale è sprofondato almeno 10 centimetri. Ho chiamato più di una volta, mancano gli organi preposti al controllo. Purtroppo il comune non ha più il personale preposto al controllo dei lavori stradali. Manca chi deve controllare, chi deve far ripristinare tutti i lavori che si stanno eseguendo per la fibra, così come per le aiuole, così per... è stato tutto denunciato agli organi preposti, però la mancanza di personale, la mancanza di uomini fa sì che la nostra bellissima città, perché Manfredonia è veramente una bellissima città, il Padre Eterno ci ha fatto nascere in questa bellissima città, però non sappiamo... non ce la sappiamo tenere, non ce la sappiamo gestire. Ho denunciato le panchine. Probabilmente c'è da aggiungere che i cittadini di Manfredonia non se la meritano, questa è la verità. Non se la meritano, perché ognuno fa il proprio comodo, tutti se ne fregano. C'è qualcuno che dice c'è luce in fondo al tunnel, tu vedi un po' di luce per il futuro di questa... No. Io vedo, pur nonostante la mia età, sono un over 60, da pochi mesi ho fatto 61 anni, ma sembra che lo sport della nostra città sia il bere, il drogarsi, la continua prostituzione, e questo è un altro dilemma, sembra che nessuno se ne accorga, però c'è molta prostituzione giovanile, per far sì che io possa competere a livello dell'altra ragazza, per poter avere l'iPhone 10, l'iPhone 11, per poter vestire Gucci o Armani o Louis Vuitton. La gente fa di tutto per poter emergere a livello visivo. Poi nella realtà e nei fatti c'è molto assistenzialismo, e lo stiamo vedendo anche presso i servizi sociali, dove le domande di contributo per forfettario, per la locazione, le case, per anche durante il Covid il Comune, la Regione, lo Stato ci ha aiutato dando quasi 3.000 buoni alle persone. Purtroppo il degrado c'è, ma chi è deputato a verificare e far sì che le persone possano camminare e alzare la testa? Lavoro purtroppo non ce n'è, e quindi la ricerca del lavoro comporta anche un esborso di euro, perché se vuoi il posto di lavoro mi devi dare tot. Cioè, ti volevo dire, dobbiamo ringraziare il Fato e qualche amico, voglio dire, un diversamente abile, non faccio nome e cognome, da due giorni sta lavorando all'ASE,
Alessandro Tomaiolo, possiamo dire, orfano di entrambi i genitori, recentemente è morto il papà, la mamma Geramò, ragazzo che ha vestito, ritorniamo allo sport, 5 maglie azzurre, unico atleta a Manfredonia, e Vincenzo, ad eccezione di Gildo, Stefano, qualcuno, ma lui recentemente era stato un atleta che ha vestito 5 maglie azzurre, e nessuno gli ha dato una mano. Se non ci fosse stato Giovanni Cotugno, con le sue amicizie, con le sue conoscenze, che ha sempre spronato ad andare avanti, è stato assunto dall'ASE, seppur a tempo determinato, però è già una soddisfazione che il ragazzo si sia reso indipendente ed è contento, anche se è Vabbè, reso un indipendente, ma giusto per un periodo temporaneamente. molto breve. Io siamo in conclusione, Giovanni. Intanto vorrei passare anche per un'ultima volta la parola ad Amodio per i saluti per questa ospitata in questa trasmissione. Amodio, ovviamente se hai da aggiungere qualcos'altro a quelle che sono state le tue dichiarazioni, mi fa molto piacere, anche perché fa piacere questa tua presenza. È il momento, diciamo, di salutarci. Allora, io la ringrazio, direttore Vincenzo Di Stasio, e vorrei dire sempre quelle tre parole che ho detto. Risvegliati Manfredonia, perché abbiamo un Gargano così bello. E qualcuno che ha iniziato a prendere dei bei voti si deve dare da fare, che è l'amico nostro. L'amico nostro lo vogliamo più avanti. Questo è il ringraziamento che voglio da te, dal direttore Vincenzo Di Stasio, e da qualcuno che avremo un bambino Gesù che ci porta il sorriso, la pace e tanti colori più belli, l'arcobaleno e tante belle cose. Auguro un Natale 2021 con sincerità, pace e amore. Va bene. E buona serata a tutti, grazie di nuovo per l'ospitalità che mi avete dato in questa serata qua. Grazie, grazie ad Amodio Mondelli. Giovanni, allora andiamo in conclusione, visto che sono tante le denunce che sono state fatte adesso in questa trasmissione, ma ce ne sarebbe ancora tantissimo da aggiungere. Che ti aspetti? Che credi possa Io mi succedere? auguro che possa succedere qualcosa, così come che la città possa riprendere a camminare realmente e seriamente con delle persone giuste, perché Manfredonia Ma non. intanto c'è anche la restaurazione, ci sono quelli che non si arrendono, Restyling. che vogliono tornare ai posti di comando, quindi come la mettiamo? Non lo so, allora dobbiamo candidarci, dice. Dobbiamo candidarci e. Niente, mi è stato proposto di candidarmi a livello regionale nella FIDA, ho detto no, ho proposto altre persone per fare esperienza. Niente, ci stiamo organizzando stiamo organizzando già in calendario nazionale, il 26 di settembre, una ultramaratona di 50 km, Trofeo Cristaldo e Pizzomunno. La manifestazione coinvolgerà i due siti UNESCO, la città di Monte Sant'Angelo e la foresta Umbra. Si partirà da Monte Sant'Angelo il 26 di settembre e raggiungeremo Vieste dopo 50 km. Sarà valida anche come campionato italiano 30 miglia Utah e valida come Grand Prix Utah. Questo è l'evento in programma. Inoltre ci sono, come tu dicevi, Fashion Night 2000, riprenderemo Fashion Night, il concorso di moda e spettacolo e solidarietà. Non abbiamo infatti dimenticato la solidarietà. L'augurio è che Manfredonia possa rivivere, Riprendersi, soprattutto. riprendersi e rivivere, perché il territorio è splendido e bello, le condizioni climatiche sono altrettanto belle, e l'augurio che qualcuno ascolti questa nostra preghiera, perché in altre realtà italiane
lo sport per i diversamente abili, io tengo a cuore lo sport per i diversamente abili, e veramente i ragazzi si sentono realizzati. Chiudo con questa, devo dare merito all'assessore, ex assessore Tonino Prengi. Nel 2003 ci fu l'anno europeo del diversamente abile e organizzai un progetto, fummo primi in Italia, però non c'è stato seguito. Sai che venne, ti voglio bene Eugenio, abbiamo fatto un laboratorio teatrale con i ragazzi diversamente abili e i ragazzi della CAI, la maggior parte erano tutti i ragazzi della Delfino, sì, che parteciparono. Non ci fu un seguito, non ci fu niente. Io spero veramente che Manfredonia si rialzi al più presto, perché non si può vivere in questo modo qua. Grazie a Vincenzo e grazie a Andrea per avermi ospitato. Grazie. Bene, grazie ancora a Giovanni Cotugno. Intanto prima abbiamo ringraziato anche Amodio Mondelli. Siamo in chiusura, una puntata particolare questa con Giovanni Cotugno, presidente dell'Associazione Sportiva Gargano 2000. Abbiamo parlato di quelle che sono le attività di volontariato, le attività sportive in favore di soggetti deboli, in particolare ragazzi con diverse abilità. Abbiamo parlato anche di questo in questa trasmissione, ne parleremo ancora perché si tratta di argomenti che ci stanno a cuore e che non abbandoneremo mai, anche perché nel momento in cui si parla di solidarietà, lo dico apertamente, questo vale per gli amici che seguono questo programma, lo dico, ci sarà sempre spazio per chiunque, perché la solidarietà, lo ricordo da una vita, non si vende e non si compra, la solidarietà si può solo donare. Per cui ringraziamo ancora una volta coloro che hanno seguito, coloro che sono stati attenti per Manfredonia TV. L'appuntamento è alla prossima occasione. Grazie.